Ciao a tutti, benvenuti di nuovo sul nostro canale Incrocio Calcio Antipolo. Come ben sapete, questo è il canale degli Afrotalan, il canale che parla, che mette in luce i talenti africani in Italia, ma che mette anche in luce le persone afrodiscendenti che dopo aver studiato in Europa, dopo aver lavorato in America, ovunque nel mondo, tornano anche in Africa, nel continente, per poter portare il loro bagaglio intellettuale allo sviluppo dell'Africa. Come tutte le settimane andiamo all'incrocio di un Afrotalent. Un Afrotalent questa settimana non come tutti gli altri. Un imprenditore di marca, un imprenditore di successo, un imprenditore che ha avuto l'onore di vincere nel 2016 proprio il premio del miglior imprenditore straniero in Italia. Il nostro Afrotalent della settimana si chiama Madi Sakande, originario del Burkina Faso. Salve, signor Madi. Buonasera, buonasera, come sta? Bene, bene, lei? Bene, grazie, la ringrazio per l'onore dell'invito. Siamo noi a ringraziarla per questa considerazione, siamo noi a ringraziarla di darci l'opportunità di mettere in luce i suoi talenti, di parlare la sua storia, proprio per dare questa immagine positiva che noi vogliamo dare ai nostri figli e anche alla seconda generazione, proprio per cambiare la narrativa, no? Perché qua siamo a incrocio in Let's Change the Narrative. Grazie, grazie mille, dottor Sakande. Grazie, grazie a voi. Ok. In Italia, come dicevo, lei ha ricevuto il premio del miglior imprenditore nel 2016, premio dato da MoneyGram, che è proprio questa società che permette di mandare anche i soldi nel continente, no? Quindi, come dicevo all'introduzione, signor Madi Sakande è proprio il manager director della società New Call System. Cambiamo la narrativa e subito andiamo alla rubrica, la carta d'identità del nostro ospite, il signor Madi Sakande, come dicevo, general manager di New Call System. Allora, nome e cognome? Sakande Madi. Data e luogo di nascita? 25 aprile 1972 a Ouagadougou in Burkina Faso. Wow! Allora, signor Sakande, quanti figli? Due. La professione? Come appena detto, sono imprenditore, però diciamo faccio diverse cose, quindi rimaniamo imprenditore, poi sono anche formatore, sono consulente, faccio diverse attività, però quello che risulta nei miei documenti, diciamo, come lei dice, carta d'identità, riteniamo imprenditore. Allora, Madi, come le è venuto in mente proprio di iniziare la professione di imprenditore in Italia? Diciamo che non ho fatto solo il commerciale perché ho cominciato nel settore in cui lavoro dopo 10 anni, però cominciando con diverse veste, ho cominciato come magazziniere nel settore, poi dopo sempre nella stessa azienda ho progredito da commerciale, vendita al banco, commerciale che si andava in Emilia Romagna, poi un po' in giro per l'Italia e un po' per l'Europa dell'Est, quindi a un certo punto consapevolezza del conoscenza del mercato, anche frattempo una formazione anche che facevo per ancora avere un po' più di conoscenza nella materia, perché è un prodotto, è un settore molto tecnico, molto scientifico, quindi bisognava avere i bagagli tecnici che ci voleva per poter appunto approfondire. Quindi dopo un certo periodo di attività, gli stimoli chiaramente erano tanti e si vedeve chiaramente quando lavoro per qualcuno, a un certo punto sì, ti senti pronto, hai voglia di intraprendere, di fare qualcosa di tuo, e questo è quello che è avvenuto.
Il fatto di avere la consapevolezza, il fatto di aver già nella testa l'obiettivo di aprire la sua azienda, di avviare la sua attività, l'ha aiutato nel suo processo di poter creare e rilevare questa attività nel 2011 con alcuni soci? Certo, sì, tu penso che un qualsiasi progetto imprenditoriale si parte prima della consapevolezza di quelli che sono, cosa è il tuo progetto, quali sono gli elementi che ti permettono di arrivare a iniziare il progetto o quantomeno a realizzarlo. Quindi è abbastanza importante acquisire un know-how nel settore e poi vedere a un certo punto se le opportunità ci sono per poter fare quelle che avevi in intenzione, quelle che avevi di prendere, ecco, perché io penso che la vita di un imprenditore non si fa da un giorno all'altro, ma si parte anche da una certa consapevolezza, di una conoscenza del mercato, del prodotto e poi chiaramente delle tue proprie forze che tu pensi che possa essere utile e determinante. Se lei ha avuto delle difficoltà particolari per poter avviare questa attività e quali sarebbero le difficoltà e come ha fatto a superarle? Difficoltà per me non esistono, sono solo opportunità di crescita. Prendo un esempio, il ragazzo a scuola, e la maestra o il maestro viene a dare il compito da fare, e ha dato la stessa spiegazione, ha dato lo stesso corso a tutti. Poi dopo chi ha imparato bene la lezione prima, il giorno della verifica, è più veloce a farlo e esce fuori e sta lì a parlare, a parlottare, mentre quelli che è dentro sta lì a mangiare il cuscio della penna per quelli che ti è stato insegnato. Quindi vuol dire che cosa? Non è una difficoltà, perché tu hai finito il tuo sapere in quel momento e quindi tu devi rimboccarti le mani per poter avere un sapere maggiore. Chi fa l'immigrato è già un imprenditore, perché poi rischia... Sì. Migliorarla, no? Quindi sì. Rischia quelle che ha più di valore, quelle che più di valore che possa esistere per cercare di migliorarla. Quindi è già una battaglia, è già difficile in quanto ingrato. Poi se ti metti ancora a fare le cose difficili, non puoi aspettarti di avere delle cose semplici. Però bisogna avere una preparazione mentale e psicologica che ti fa sì che tu non ti arrendi davanti a tutte le difficoltà che puoi incontrare, ma trasformarle nelle opportunità, perché sono le opportunità per far crescere la tua persona. Essendo immigrati, forse di prima generazione, essendo anche al di sopra di quello, essendo neri, ma ci sono da quel punto di vista delle opportunità in meno che ha avuto rispetto a chi non è come noi, per dirla più così semplicemente. Se tu sai già di essere, di avere già queste cose che tu non lo puoi cambiare, tu le devi trasformare in un punto di forza, perché un punto di debolezza è quando tu non la sai e lo espone. Se tu sai che tu non partirai mai con le stessi livelli di considerazione, portati avanti. Tu che devi essere consapevole di chi sei e di fare quello che tu intendi di fare senza aspettare che qualcuno ti venga a dire allora sei anche te un essere umano, allora vieni con noi. No, questo, penso che il problema non sono gli altri. Siamo, direi in questo caso, si posso dirmi insieme a voi, siamo noi il nostro problema, perché è mentale, è nella nostra testa che si trovano tutti questi freni. Se tu ci togli, esci di questi freni mentali, vedrai che poi alla fine tu fai le cose che vuoi fare in modo diverso, ecco. Abbiamo visto che la sua azienda, essendo presente anche sul territorio italiano, dobbiamo ricordare che la New Call System SRL è presente a Bologna. Siamo basati a Bologna e i nostri consociati sono a Prato, a Forlì. E poi lei ha anche una, non so se è una consociata, lo dirà bene lei, oppure una sede secondaria a Ouagadougou in Burkina Faso. Esatto, ho aperto 3 anni fa, a maggio prossimo saranno 3 anni che ho aperto in Burkina Faso. Avevo dato, diciamo, un quadro di quello che è in Italia, poi chiaramente, come ha detto lei, in questa volontà di portare questo know-how acquisito qua
questa cosa è importante, che è il settore del credo, che appunto può aiutare molto il continente africano a svilupparsi. Ritenevo di partire dal Burkina Faso, da dove provengo, per poi alla fine condividere con tutti i paesi africani, perché è abbastanza importante il settore del credo. È un settore che permetterà all'Africa, a mio modesto parere, di avere uno sviluppo socio-economico, perché si pensa che l'80% della popolazione africana vive nelle zone rurali, e nelle zone rurali in Africa ci sono solo tre attività possibili, che sono l'agricoltura, che è la pesca, dove c'è l'acqua, e poi l'allevamento. E se lei pensa, tutti i prodotti che derivano da queste tre attività hanno bisogno del freddo per essere conservato. Quindi senza il freddo non si può parlare di sviluppo socio-economico in Africa. Tant'è che vedi, io che vado spesso in Africa, vedo che le città crescono. Crescono perché? Non perché ci sono persone in ruolo delle città che fanno tanti figli, che fanno ingigantire le città, ma perché quelli che sono nelle campagne fanno l'esodo rurale, perché i giovani che sono nelle campagne non hanno le opportunità di lavoro nelle campagne. Quindi si spostano verso le città, andando a creare dei quartieri, delle favelle, andando a creare delle situazioni, semplicemente perché non riescono a vivere in modo decente con le attività che hanno imparato da bambini nelle zone rurali dove vivono. E sì, il settore del freddo fosse divulgato così tanto che nelle zone remote potevano avere dei posti dove conservare le loro produzioni, quindi mangiare e commercializzare, molte persone non avrebbero fatto lo spostamento dal villaggio in città, dalla città al deserto, e ahimè qualche volta nel Mediterraneo, o ancora meno venire obbligatoriamente in Europa. Quindi il settore del freddo può risolvere un bel po' di problemi, come dice lei. Si pensa che è il movimento degli africani che crea casini nel mondo, quindi basta solo parlare un po' di celle frigorifere nelle campagne. Non si preoccupi che non sia corrente, perché Padre Eterno ha dato corrente gratis agli africani. C'è il sole, e con il sole si fa l'impianto fotovoltaico nelle campagne, che appunto serve dello spazio, e lì c'è lo spazio a non finire. Quindi cosa ci vuole di più per sviluppare un continente che ha tutti questi elementi? Un continente che la media di età sono 19 anni, quindi che lì l'economia non si fa una respirazione bocca a bocca a un cadavere economico, ma lì si crea, quindi è tutta un'altra cosa. Ovviamente non c'è possibilità di conservare, perché il calore, tutti i prodotti hanno una temperatura, un'umidità ideale per la conservazione, anche l'essere umano. L'essere umano, quando fa troppo caldo, bisogna conservarlo in una determinata condizione climatica. Non è per niente che, per esempio, chi vive qui in Occidente, in zone fredde del mondo, riescono a invecchiare un po' di più rispetto alle persone che vivono nelle zone calde come l'Africa. Quindi non è solo perché chi vive in Occidente è curato bene in termini di salute o mangia bene che gli fa che ha una lunga vita, ma anche in condizioni climatiche permettono di avere una vita più lunga, no? E quindi sono tutti aspetti importanti che il freddo ad oggi il giorno sta ricoprendo un po' alla volta. Voi, per i cambiamenti climatici, visto che faccio anche formazione in questi ambiti, il freddo è ricamato in questa attività di riscaldamento globale, perché i refrigeranti utilizzati creano effetto serra, o il consumo energetico dell'energia dell'apparecchio del freddo hanno un fattore indiretto, perché poi quando consumi, la consumazione delle correnti è prodotto per l'energia fossile, quindi il petrolio che nel centrale termico che fa l'energia, brucia il petrolio, quindi c'è l'emissione di CO2 in ambiente, quindi gas che portano a effetto serra. E poter capire che l'efficacia energetica, quindi consumare meno corrente e dare più freddo, è importante. Quindi le macchine che sono fatte per essere portate in Africa devono appunto avere una concezione tecnica che risponda al clima ambientale in Africa. Quindi sono tutti elementi su cui il freddo per lo sviluppo dell'Africa diventa importante, perché l'Africa in questo momento si sta costruendo la produzione delle latte dei peribeni in questo ultimo decennio, disperso in ambiente semplicemente perché il contadino non hanno speso neanche i soldi, vanno a prendere seme e congimi
a credito, quindi dicono che quando finiamo la raccolta vendiamo e poi vi paghiamo. Solo che quando vanno a prendere questi crediti, poi alla fine della raccolta non trovano neanche qualcuno per vendere, perché il cliente che doveva venire a comprare ha preso il suo soldo e ha messo un'altra attività, quindi in quel momento non ha soldi, quindi non viene manca a vedere dove c'è la roba per comprarla, e la roba che loro hanno raccolto non c'è tempo, non c'è luogo per conservarla, perché una volta che matura bisogna consumarla o sino viene, diventa congime. E ci sono tante persone in Africa, purtroppo nelle zone rurali, che qualche volta fanno anche il suicidio, perché chiaramente diventa una vergogna del villaggio, no? È prodotto, è pieno di debiti, non hai niente, e quindi sei ancora più povero di prima. Prima non deve niente a nessuno, adesso sei povero e deve risolvere la gente. E questi sono tutti gli aspetti che, portando il freddo, si riesce a risolvere un bel po' di problemi. E se vogliamo bene lo sviluppo dell'Africa, dobbiamo accettare anche sacrificare un po' delle nostre comodità per le generazioni future. Se vogliamo fare come la gallina, mangiare oggi e pulirci la bocca, è difficile di parlare di sviluppo. Cioè, noi dobbiamo sapere che lo sviluppo che noi vogliamo del continente africano non può avvenire in quanto che siamo in vita. Anche se lo vogliamo, non possiamo vivere 200 anni, ma possiamo cominciare le basi, questo è importante. Quindi... Ma Gi, sinceramente, lei ha detto tutto. Tutto ciò di cui noi usufruiamo oggi, c'è gente che l'hanno fatto anni e anni fa. Quindi tocca a noi lavorare, perché domani la generazione, come diceva lei, quel piano di 2060, diceva, per 2063. La rigenerazione. Non è mio, è l'agenda 63 dell'Unione Africana. L'agenda 63 dell'Unione Africana. Che sarebbe l'Africa che vorremmo da qui a 2063. È un piano dell'Unione Africana, non è mio. Okay. Solo che in quel piano non, purtroppo non hanno messo la refrigerazione, perché non sanno cos'è. Non sanno quindi, che cosa. Quindi speriamo adesso... speriamo che si possa portare delle integrazioni a quel piano. Ci proviamo, abbiamo adesso messo in piedi da settembre l'Unione Africana del Freddo, in cui sono presidente attualmente, e appunto stiamo cercando di parlare con l'Unione Africana per fargli capire che hanno dimenticato un piede importante dello sviluppo, che si vogliono sviluppare il continente del Sahel Freddo, è come se Usain Bolt si tiene il piede e dice che vuole correre, non cammina, ancora meno corre per diventare campione del mondo di atletica, eccetera. Quindi è qualcosa che bisogna svegliarli e fargli capire. D'altronde il settore del freddo è particolare. E non è solo in Africa, anche in Europa è conosciuto, solo nel mondo occidentale è conosciuto solo di chi lavora sempre solo nel settore del freddo. Io sfido quasi tutti quelli che hanno il condizionatore in casa di dire come, di prendere il telecomando e spiegare come funziona, perché quando capisce che siamo dentro un settore strategico, che però diciamo nelle nostre parti in Africa non è preso in considerazione, è considerato come un lusso, perché giustamente loro non capiscono cos'è il freddo. Pensi che il freddo è il condizionatore, il frigorifero, che questo effettivamente, sì, uno non è ricco in Africa, non se lo può permettere. No. Allora emanano delle leggi severe su tutto quello che è la roba del freddo, perché per loro è lusso, quindi non può mai svilupparsi. C'è tanto da fare, Mazzi. Per un giorno, quando le africane saranno rispettate, vedrai che dovunque va l'uomo nero le rispetteranno, quindi non importa essere ricco, povero e quant'altro, perché intanto la ricchezza non è stampata sulla tua faccia. Più vera sul colore della pelle nera, ha detto: il destino di tutti i neri è collegato al destino dell'Africa. Il giorno in cui l'Africa sarà rispettata, tutti i neri nel mondo saranno rispettati. Quindi una cosa che dobbiamo capire, è così semplice, però una cosa su cui dobbiamo lavorare, no? Ascolta, ti dico una cosa. Apriamo gli occhi e vediamo il mondo. Hai mai guardato il mappamondo? Hai mai guardato bene con occhi tuoi, non quelli dell'insegnante che te li dava dei bastonate perché guardi e sappi dove si trova il campo, dove è vicino? Guardalo per bene. È l'unico continente diviso in due dall'equatore. Dal punto più alto, che è la Tunisia, al punto più basso, che è sull'Africa, è l'unico continente al mondo che ha tutto l'ecosistema. Cioè qualsiasi materia prima, qualsiasi cosa che serva per vivere al mondo,
si trova in Africa. Che cosa facciamo per cambiare la narrativa? Cosa dobbiamo fare dal lato africano? E sinceramente. Essere quelli che siete voi, basta. Dovete prima essere voi, accettare voi stessi e poi vi siete in confronto con gli altri in modo naturale. Io penso che ci sono delle cose questi giorni della vita, no? Non usare i prodotti per sbiancarsi la pelle, non usare certi tipi di cose sulla testa, accettare quelli che sei, accettare quelli che sei. Sei in pace con te stesso e quindi sei in pace con gli altri. Sì, la terra è talmente piena di gente che sì, non puoi trovare tutti che ti amano. Non esiste. Non esiste un mondo dove tutti siamo. Padre Eterno si è fatto. Si voleva che siamo tutti amore, si faceva crescere invece delle orecchie, camminavamo con delle rose. Quindi sì, si è fatto così. Vuol dire che puoi avere la gente che ti piacciono e la gente che ti piacciono meno, ma lo fa parte della vita. Tu non ti puoi soffermare nella tua vita a pensare solo non mi amano, allora pensa che la vita vuole farti amare. Per che motivo? Non sei tu il creatore della terra. È un tempo anche definito per essere, perché nessuno vive all'infinito sulla terra. Quindi tu devi vivere il tuo momento, fare quel poco che puoi fare, accettare quelli che sei e vivere quelli che sei in modo sereno e tranquillo, in pace con te e con gli altri. Finito. Grazie mille, Madi.